stata un'edizione che ci ha dato una grande soddisfazione, è stato un grandissimo lavoro, però con la volontà di tante persone credo che abbiamo creato un evento di cui Pergine debba essere orgogliosa. Abbiamo affrontato un tema difficile da affrontare come quello della sicurezza del lavoro e credo che l'abbiamo anche affrontato da quel punto di vista che più ci interessava, che è il punto di vista culturale. L'ANMIL, sezione di Trento, ha aderito con piacere alla richiesta degli organizzatori del Festival della Sicurezza sul Lavoro, tenutosi a Pergine, proprio perché, oltre alla tutela e alla rappresentanza della categoria degli infortunati sul lavoro, ANMIL vuole, già da un po' di tempo lo sta facendo, portare la cultura della sicurezza, la formazione della sicurezza, tutto quanto può evitare di avere infortunati sul lavoro. Ritiene che l'ANMIL, questo obiettivo sia stato raggiunto proprio perché le manifestazioni culturali, teatrali, i convegni del festival hanno visto una numerosa partecipazione e proprio per questo motivo l'ANMIL ha anche scelto di spostare a Pergine la propria 61esima giornata nazionale degli infortunati e degli invalidi del lavoro, proprio perché la maggior cultura sulla sicurezza non può portare che benefici. La disoccupazione aumenta e contemporaneamente si rimpinguano gli eserciti dell'economia sommersa, che non conosce regolarità né obblighi contributivi e fiscali e soprattutto nulla, assolutamente nulla, di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono le parole di Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, che sottolineano l'emergenza a cui il nostro paese deve fare fronte. Al Festival della Sicurezza si cerca di intraprendere un percorso che parta dalla cultura dei singoli, per diffondere le buone pratiche e l'applicazione delle leggi in materia. La prima edizione del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro è stata realizzata grazie all'alto senso di responsabilità e al dovere morale di mettere al servizio della comunità, per una nobile causa, quel patrimonio di esperienze e di sensibilità maturate nel corso di decenni nel campo della cultura. Una sfida e un impegno per non arrendersi di fronte alla tristemente nota piaga delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro. Non è accettabile, infatti, trincerarsi dietro l'ineluttabilità della tragedia, come è stato più volte richiamato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dal Presidente del Senato, Renato Schifani, e dalle istituzioni che sono preposte alla tutela dei lavoratori nello svolgimento della propria attività professionale. Un tema, peraltro, affrontato anche nell'enciclica Caritas in Veritate del Sommo Pontefice Benedetto XVI. Un approccio culturale, dunque. 3 giorni dedicati all'approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro, con una matrice istituzionale, ma destinato ad un vasto pubblico. L'iniziativa, che si fregia dell'adesione della Presidenza della Repubblica, è promossa dal Comune di Pergine Valsugana ed è sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento, dall'Associazione Nazionale tra Lavoratori e Invalidi sul Lavoro e dalla Direzione Provinciale di Trento dell'INAIL. L'iniziativa del Festival della Sicurezza di Pergine è stata un'occasione formidabile per noi. Abbiamo subito preso spunto da questa iniziativa e ci siamo messi al lavoro fin dal primo momento perché l'idea di utilizzare linguaggi diversi per diffondere la cultura della sicurezza ci è sembrata particolarmente forte e impattante. Per raggiungere quante più persone è possibile, ovviamente occorreva utilizzare delle forme particolarmente interessanti, linguaggi diversi. Così è stato. Abbiamo visto pezzi teatrali, abbiamo assistito a un workshop, abbiamo messo in campo anche il camper della sicurezza, proprio per approcciarci con quante più persone è stato possibile. La lotta al lavoro sommerso, agli incidenti e alle morti sul lavoro non è diversa dalla lotta per la libertà e i diritti fondamentali. La condivisione di un ideale, qualunque esso sia, può facilitare il raggiungimento di un obiettivo, come insegna il premio Nobel per la pace, Lech Wałęsa. Sul colle di Miravalle di Rovereto, il fondatore di Solidarność ha ricevuto in dono una copia del Cristo operaio di Ottmar Winkler e ha evidenziato la necessità di intraprendere un modello di lotta pacifica per raggiungere risultati ambiziosi. Thank you.
Anche una canzone aiuta a diffondere la cultura della sicurezza. Mariella Nava, ospite del festival, dice che la musica può aiutare a non sentirsi soli, persi, dimenticati. Può dare forza, riesce a risollevare lo stelo di una pianta. La musica, dice, può restituire acqua agli occhi che hanno pianto. In tanta insicurezza Dio provvede. Accolgo con piacere questa prima edizione del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro. Insieme per la sicurezza. È questo il titolo di questo convegno. Mille morti e un milione di feriti. Il programma di convegni al Festival apre con un titolo esauriente. Insieme per la sicurezza. Una dichiarazione di intenti che vede tutti partecipare al dibattito attraverso analisi puntuali, nella speranza di giungere a risposte concrete, nell'ottica della sicurezza dei lavoratori. Un continuo scambio di opinioni, dunque, che ha visto coinvolti tutti gli attori sociali, provenienti da realtà pubbliche e private, dal mondo istituzionale, sindacale e dal giornalismo. Attraverso casi specifici si è parlato di lavoro, di giurisprudenza, di prevenzione a più livelli. Sono stati affrontati temi delicati come l'uso di sostanze e alcol, a livello sociale e medico, e temi legati alle malattie professionali di oggi e di domani. I dati oggi ci dicono che un futuro migliore è possibile, ma è necessario andare oltre al semplice dato statistico per far sì che la cultura della sicurezza divenga un patrimonio comune e condiviso. Nel 2010, per la prima volta, si è scesi sotto la soglia dei 1000 morti all'anno. Questo importante risultato è stato il frutto delle normative realizzate in materia, dalla presenza dei nuovi dispositivi di sicurezza e di protezione individuale e dagli investimenti e dall'attenzione dimostrata in merito anche dal mondo dell'impresa, così come da tutte quelle iniziative che, come il Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro di Pergine Valsugana, promuovono e diffondono un'autentica cultura della sicurezza. Obiettivi importanti sono stati ottenuti attraverso tavole rotonde e workshop. I casi concreti esaminati nei 3 giorni di kermesse hanno dato l'occasione di parlare di sfide permanenti, di buone prassi aziendali e di prospettive future. Sono stati presentati al pubblico esempi di nuove strategie che incrementano la sicurezza sul lavoro e si è insistito con forza nell'evidenziare gli obblighi dei datori di lavoro, responsabili dell'assicurazione e della prevenzione della salute del proprio dipendente. Il tutto finalizzato a ribadire il concetto fondamentale che il Festival vuole iscrivere nella coscienza di ciascuno. Non si tratta di un mero adempimento delle leggi, ma di creare cultura e mentalità. I diversi workshop sono stati già di per sé dei risultati incoraggianti e positivi, segno concreto della volontà dei singoli di affrontare i problemi relativi alla sicurezza in modo concreto e costruttivo. Perché sicurezza non significa soltanto sicurezza sul lavoro, significa anche sicurezza in ambiente domestico, significa sicurezza nelle scuole. Occorre che fin da piccoli tutti quanti noi si venga coinvolti nel concetto di cultura della prevenzione, perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani e sapranno approcciarsi nel modo migliore al rischio e al modo idoneo per prevenirlo. Cioè insegnare a lavorare senza farsi male. Ed ecco come su un palcoscenico si può parlare di sicurezza in modo nuovo, trasformando parole e concetti in emozioni. Lo spettacolo di Bruzio Brisignano scuote le coscienze e impone una riflessione sulla centralità della prevenzione e sul rispetto delle norme sulla sicurezza. Di Vinila Marghera e scioperavano per vivere nel cloruro. No! La giacca di nylon! Il friulano mi diceva, ho sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così. Cosa c'è? Ah, sono i morti di quest'anno, ma tanto non protestano, mettiamoli qua. La musica, un'amara ironia, e così anche il teatro, diventa un mezzo per comunicare. Ed ecco che Morti a perdere, attraverso la danza, la musica e la recitazione, racconta in termini drammatici di una delle tragedie più quotidiane e più straordinarie della nostra epoca.
Le morti bianche. Il premio letterario e artistico dedicato alle morti bianche è stata l'occasione per coinvolgere i cittadini e soprattutto i giovani, che saranno i lavoratori di domani. Promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Elmo in collaborazione con l'INAIL di Trento, con il Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, sono stati ammessi al concorso i testi e le opere aventi come soggetto la tragedia delle morti bianche e la sicurezza sul posto di lavoro. Siano essi racconti, resoconti, articoli giornalistici e, per le arti figurative, disegni, pitture o sculture. Sicurezza sul lavoro, tema molto importante, che da sempre è stato all'attenzione di questa amministrazione, in quanto è un tema che riguarda tutta la nostra popolazione nella loro attività quotidiana all'interno delle fabbriche, degli uffici, dei lavori in campagna, dei lavori domestici, tema che da parte di questa amministrazione è già stato preso alla sua attenzione nel corso dell'autunno scorso, quando avevamo organizzato e sponsorizzato il primo Festival della Sicurezza. 61esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Un momento importante di riflessione sul mondo lavorativo, un'occasione sociale e culturale per far conoscere e riflettere sul bisogno di sicurezza nei luoghi di lavoro.